Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi un video di ricette qui in cucina, un video però speciale perché è in collaborazione con Chiara del canale Like Veg. Vi rimetto qui e nell'info box il link sia al suo video che al suo canale. Abbiamo deciso insieme di realizzare un video a tema crepes, tantissime crepes, ovviamente lei in versione salata, io in versione dolce, quindi iniziamo subito a vedere ingredienti e preparazione. Prima un bacio a Chiara e a tutti i suoi iscritti. Allora, io ho pensato di farvi vedere due varianti di crepes, ovviamente la differenza degli ingredienti è minima, la ricetta di base è la stessa e quindi vedrete una crepes bianca e una ovviamente al cioccolato. Vediamo subito la ricetta di base, siccome è una ricetta che consumo io personalmente e che vi propongo, vi suggerisco anche per la colazione, quindi una cosa molto molto rapida, non vedrete né uova né burro, perché uno dei motivi principali è che la mattina magari abbiamo 5 minuti per farci una colazione decente che vada oltre la tazzina di caffè, quindi meno ingredienti mischiamo, più è facile la ricetta e più è alta la probabilità insomma di riuscire a fare una colazione come si deve. E quindi io vi faccio vedere una ricetta con due soli ingredienti, il terzo poi è facoltativo. Allora abbiamo il latte, ormai voi lo sapete, utilizzo latte di soia, ovviamente va bene qualsiasi altro tipo di latte, anche di mandorla, di riso, di avena, quello che preferite, e della farina, qualsiasi farina, anche integrale oppure come nel mio caso io avevo finito le scorte integrali e quindi ho iniziato a utilizzare questa qui biologica della Conad e mi sembra che è una farina sì 00. Quindi quali sono le percentuali? Sicuramente abbiamo una parte di farina e due parti di liquido. Perché dico liquido? Perché oltre al latte, se volete farla anche un pochino più leggera, magari state a dieta, potete utilizzare una parte di latte e una di acqua, quindi come volete. Però di base abbiamo una parte di farina e due di latte. Facoltativo abbiamo due cucchiaini di olio. Perché lo metto? Lo metto per dare più elasticità praticamente alla crepes, quindi renderla un pochino più morbida. Poi, e questa è diciamo la base, la ricetta base per realizzare la crepe. Per quanto riguarda la variante che vedrete nel video, quella nera, quindi al cioccolato, l'unico ingrediente che dovete aggiungere è un cucchiaio di cacao amaro e basta. Per quanto riguarda invece i ripieni, come potete immaginare, la crepe si presta a qualsiasi tipo di ripieno. Nel mio caso io ho voluto fare quella bianca con la marmellata di fragola, che sono queste qui biologiche del Conad, sono più che marmellate, sono frutta e frutta, quindi non c'è zucchero aggiuntivo, quindi possiamo metterne anche un bel po' per fare insomma una bella colazione piena insomma di colore. E quindi ho utilizzato questa, il vasetto, un vasettino di yogurt, circa un cucchiaino, ma è tanto per decorazione sopra, il topping al cioccolato, tanto è diciamo in comune con tutte e due le crepes, e poi sopra come decorazione le bellissime e buonissime Marene Fabbri, straordinarie queste, ve le consiglio. Poi invece per quella al cioccolato, qui parliamo sempre un po' di decorazioni, quindi se la mattina andate veloci sicuramente la marmellata è la cosa basica più veloce che potete fare. In più ho preparato quella appunto al cioccolato e ci ho aggiunto una banana dentro, la Nutella, io la chiamo Nutella perché oramai certi brand danno proprio i nomi a tutti gli spalmabili, in realtà questo qua è un prodotto biologico senza olio di palma ed è la famosa nocciolata, crema di cacao e nocciole di Rigoni di Asiago. C'è anche la versione vegana, infatti io ho sbagliato, ho comprato quella con il latte dentro, ma vabbè, la consumo, in realtà c'è anche quella vegana che è buonissima. Poi per altre cose ho aggiunto una palletta di gelato sopra, ovviamente ho utilizzato questo qui di soia sempre della linea Granarolo, e poi delle gocce di cioccolato, quindi assolutamente ingredienti facoltativi, tanto per rendere la crepe ancora più gustosa e bellina, oppure adatta anche per un dolce dopo cena o per una merenda. Quindi niente, a questo punto vediamo subito la preparazione.
le ricette che vi ho proposto per quanto riguarda le crepes. Mi raccomando, andate a visitare il sito di Chiara, quindi vi rimetto qui l'immagine con le sue crepes, quindi andate a vedere anche la sua versione. Io vi do un bacio alla Chiara e ci vediamo al prossimo video. Ciao!